Cristiano, la cena di Natale della Pescara, possiamo dire che al di là di questo KO di Verona si respira un bel clima? Certo, sotto Natale si deve respirare un buon clima per forza, perché comunque prescindere adesso dalle partite, dalla nostra situazione calcistica, comunque è un momento per stare tutti insieme per augurarci i migliori auguri e un felice anno nuovo. Cristiano, come lo giudichi il campionato del Pescara fino a questo momento? Un campionato in linea, insomma, su quello che comunque possiamo fare, secondo me possiamo fare di più, potevamo sfruttare l'occasione di Verona in modo diverso, però ecco, che ci serva da lezione, perché dobbiamo secondo me essere più cinici, meno leziosi e più concreti. Ci abbiamo la possibilità di rifarci subito contro il Venezia e poi andare a Salerno per concludere, speriamo, con due belle vittorie. Ha toccato un tasto importante, perché anche quello che ha detto Pillon nel dopopartita di Verona, più cattiveria, forse bisogna specchiarsi un po' meno. Ma è un dato di fatto, ecco, si sa che questa è una squadra molto tecnica, con dei giocatori qualitativamente molto importanti. Secondo me, ecco, stiamo calando su quegli aspetti che devono essere imprescindibili, ecco, quelli della grinta, determinazione, la ferocia sull'avversario, perché se ritorniamo quelli delle prime 6-7 partite non ce n'è per nessuno. L'infortunio è meno grave del previsto e probabilmente, se non il 27 ma forse già il 30, potrò essere in campo. Come stai? Ecco, hai un po' anticipato le cose? Sì, bene, adesso stiamo cercando di anticipare il più possibile, però sempre rimanendo nei limiti. Comunque un infortunio al ginocchio, bisogna sempre stare cauti, attenti, però il ginocchio sta rispondendo bene, i dolori sono sopportabili, perciò ci si può andare sopra. Diciamo 50-50 contro il Venezia? Sì, mettiamola così, speriamo anche qualcosa in più in percentuale, però facciamo con calma. Andiamo così, Filippo, via tutte le voci di mercato, girone di ritorno da protagonista con il Pescara. Sì, quello che voglio fare è questo, perciò la mia volontà è questa e cercherò di fare il meglio, il più possibile per il Pescara.